Allora ragazzi, come ben sapete, io nella vita faccio il comico, faccio dei video ironici e infatti i miei canali servono appunto per questo. Solo che questa volta voglio sfruttarlo in maniera diversa, voglio aiutare quelle famiglie che purtroppo sono rimaste senza una dimora per tutti gli incendi che ci sono stati a Palermo. E quindi siccome voi mi supportate, è giusto che anch'io dia del supporto. Purtroppo non c'è niente di divertente, ma anzi stiamo parlando veramente di una tragedia, quindi guardatevi il servizio. Sì, la mattina del 25 luglio, quando già buona parte di Palermo si incendiava, eravamo qui proprio perché il nonno era in agonia. Il nonno è venuto a mancare nella stessa mattinata, quindi noi nipoti insieme alle altre zie ci accingevamo a fare la veglia funebre. E per l'appunto eravamo tutti qui a guardare questo cielo strano che si abbatteva su di noi. Dapprima delle piccole fiammelle che erano sulla montagna, poi sono diventate lingue di fuoco che hanno invaso tutta la valle. Un attimo l'inferno, il fumo nero, le fiamme che hanno preso il tetto e invaso poi tutta la casa. Per fortuna siamo riusciti ad uscire con l'eroico, direi, intervento di mio cugino, che ha condotto tutti fuori, compresa nonna disabile in carrozzina e zia in condizioni particolari perché zia è oncologica, e le altre zie che erano già in una condizione provata proprio dalla morte del nonno. Ho saputo anche che eravate appunto in veglia, quindi ancora so che ci sono i resti del nonno all'interno della casa. I resti del nonno in realtà non ci sono più. Siamo riusciti solo intorno alle 23 dello stesso giorno a recuperarli grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che ci hanno aiutato a prendere, appunto, definiamoli, i resti di quello che era la salma di nonno, e per fortuna sabato siamo riusciti a dargli degna sepoltura. E gli abitanti dove sono? In questo momento la palazzina è composta da 8 famiglie. Sì. Nonna ha completamente perso casa, è stata completamente incenerita. Il primo piano alla stessa maniera, le altre case che ancora non sappiamo se agibili o meno, tutte le altre famiglie sono state ospitate presso strutture alberghiere e altre sono andate verso altre famiglie, insomma, che li hanno ospitati. Abbiamo avuto un incontro con gli assistenti sociali, che persone squisite, meravigliose, persone veramente empatiche, hanno chiesto i nostri bisogni, però non c'è ancora alcuna certezza di casa. Ci hanno offerto un bonus affitto, ma dobbiamo cercare appunto un appartamento per dare una nuova abitazione, una nuova stabilità, soprattutto a nonna che è demente. La cosa assurda che ho visto prima è che è rimasta integra la cappella di legno. È assurda questa cosa, se ci pensi, perché andò tutto a fuoco tranne la cappella con la Madonnina. All'interno. Quella Madonnina è illesa. Cioè, è assurda questa cosa. E c'è anche una tegola dell'Arcangelo Gabriele che è rimasta accanto alla porta. Incredibile. Anche quella illesa. Illesa. Io non sono una credente praticante, però ha dell'incredibile. Cosa chiederesti, diciamo, alle persone che hanno visto il video? Allora, noi abbiamo attivato una raccolta fondi per la nostra famiglia, però io chiedo non solo per la nostra famiglia, ma per tutte quelle famiglie, non solo della palazzina di Via Erice, perché ci sono anche altre persone che hanno perso casa o comunque hanno avuto dei danni, di rendere vivo intanto la situazione affinché queste famiglie non siano dimenticate e che ci siano tempi biblici. E poi, se possono, anche nel loro piccolo aiutarlo, non solo economicamente, ma anche con un messaggio di conforto, perché abbiamo bisogno anche di questo, o se possono anche in diversa maniera. Noi siamo qui, i nostri contatti ci sono, io sono disponibile anche a far da portavoce anche per le altre persone e chiederò altrettanto alle famiglie, qualora dovessero avere dei bisogni speciali, nonostante, ripeto, gli assistenti sociali si sono resi disponibili. Di indumenti sarebbe anche una cosa buona e giusta. Loro sono rimasti completamente senza. È anche il primo piano. Tra l'altro nella palazzina c'è un'altra ragazza disabile e loro sono senza casa e non hanno veramente niente. Quindi chiunque vuole avere contatti con queste famiglie, io mi metto a disposizione. Grazie mille, Vale. Grazie a te, sempre.